Abbiamo appena inaugurato Mare per Tutti, una spiaggia libera dedicata ai portatori di disabilità, con tutti i comfort, con le passerelle, con gli stalli a parcheggio dedicati, con servizio di salvamento dedicato, con strumenti che consentano ai portatori di disabilità di godere del mare, del sole, della sabbia, che sono così terapeutici nei loro confronti, nei confronti della comunità. L'abbiamo voluto appunto denominare Mare per Tutti e ha al suo interno anche degli strumenti come un job, un lettino che consente di andare in acqua e di farsi il bagno, e ci sono altri strumenti di cui, che saranno a supporto di questa spiaggia in avanti. Questo è un ulteriore tassello che noi abbiamo voluto mettere a disposizione di una città aperta, una città libera, una città che mette al primo posto delle proprie priorità la sensibilità e l'amore verso le disabilità. Una città che ha già il centro di lavoro guidato per appunto portatori di handicap, che inaugurai nel 2009, gestito dall'ANFAS, che ha già una spiaggia che è appunto dedicata alle disabilità, che quest'anno è denominato Progetto Helios sul lungomare nord, che ha il centro handball e handsport sulla statale 16, ormai da 20 anni, gestito dalla polisportiva Amicacci, e una città che vuole credere nell'ulteriore abbattimento di tutte le barriere, posto che il 15 settembre partirà un altro lavoro importante a cui teniamo tantissimo, che è un anello che idealmente consentirà di viaggiare in tutta la città da nord a sud e tornare indietro privo di tutte le barriere, i cui lavori inizieranno il 15 settembre, denominato Anello Blu.